Allora, buongiorno, io sono il dottor Max che vi parla oggi da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, come al solito. Max non ti si sente più. Max non si sente più niente. Io quasi quasi ne approfitto per salutare di nuovo tutti e prendere la parola come aveva anticipato Max. Aggiornamenti di fatto diciamo che non ce ne sono, nel senso che l'oro rimane in una situazione stabile sostanzialmente, ha ripreso un po' di vigore nella settimana passata, ma rimane, come lo vedono gli analisti, alla resistenza dei sopra i 1.900 dollari l'oncia, e questo fa pensare agli analisti che si stia preparando una fase di rialzo importante. Però sappiamo benissimo che gli analisti sono lì per dare prognosi sbagliate, e quindi noi sappiamo però che l'oro ha i suoi valori intrinseci. E quindi vale comunque sempre la pena, non è mai il momento sbagliato per Mi approcciarsi sentite all'oro. adesso? Mi Adesso sì, Max. sentite? Adesso sì. Benissimo, ti ringrazio, Walter. Allora, stavo dicendo che stiamo vivendo un momento di grande fermento, no? Di grande cambiamento con l'introduzione della moneta digitale, però non bisogna mai dimenticare che questo è un altro passaggio, tipo quello che abbiamo avuto circa, diciamo, 200 anni fa, originariamente con la creazione in età già moderna, diciamo così, da partire dal 1694 con la creazione della Bank of England, della banca centrale inglese. Va bene? Quindi, però non bisogna mai dimenticare che appunto l'unica vera moneta è l'oro da più di 6.000 anni, no? Tanto voi siete grosso modo tutte persone di buona volontà che mi seguite da tempo, e quindi ormai alcuni i concetti di base spero che siano chiari. E quindi l'unico riferimento che è esistito, esiste, esisterà è l'oro. Ed eventualmente per quello che riguarda le commodity, diciamo così, tutti i minerali e i beni più o meno che hanno un certo valore, no? Una certa utilità nel mercato, perché una moneta pronto? Max? Pronto, mi sentite? Pronto? Adesso sì, di nuovo. Sì, mi sentite adesso? Adesso sì. Scusatemi, c'è un po' di problemi di linea oggi, non so quello che fare. Allora, vabbè, insomma, tagliamola corto. Walter, ti do pure tutto il tempo di cui hai bisogno per un aggiornamento generale, prego. Eccomi qua, grazie Max, di nuovo. E niente, stavo dicendo appunto che l'andamento del prezzo dell'oro è sostanzialmente abbastanza stazionario nell'ultimo periodo, a parte una ripresa della settimana scorsa,
e gli analisti, che sono quelli che di solito non ci azzeccano, comunque vedono nel fatto che il prezzo sia sempre rimasto superiore ai 1900 dollari l'oncia, la chiamano tecnicamente la resistenza dei 1900 dollari l'oncia, e fa pensare che si sta preparando una fase di rialzo. Ma l'oro di per sé nel medio-lungo periodo sale sempre, quindi non è un pensiero che noi ci facciamo, e quindi il momento di acquistare è sempre adesso, punto e basta, perché comunque per il futuro andrà crescendo. Un'altra cosa che volevo dire è, non ripeto perché mi pare di capire che siamo tutti già a conoscenza di chi è Ovesta e dell'azienda che io rappresento e per la quale mi occupo dell'assistenza per tutti i clienti in Italia. Azienda seria, ci sarà adesso a ottobre una premiazione dei 20 migliori segnalatori di Ovesta, tra i quali figura anche il dottor Max. E quindi purtroppo io non potrò esserci, diciamo che nella nostra collaborazione con il dottor Bax e me avevo ricevuto anch'io l'invito, ma purtroppo proprio in quei giorni sono impegnato in una vacanza con un gruppo di 13 persone e non mi è possibile rinviarla o spostarla o comunque evitarla. È comunque una vacanza, quindi ben venga. Ecco, detto questo, una considerazione che stavo facendo e che volevo fare eventualmente proporla come argomento di confronto oggi è quello che si sta sentendo attualmente riguardo alla tassazione degli extra profitti in questo momento delle banche, dove ovviamente già a livello europeo c'è una levata di scudi, ovviamente a protezione del sistema bancario, e addirittura sentivo che si mette in dubbio la valutazione di questi extra profitti. Ecco, questo per me è un bruttissimo segnale del fatto che comunque sia l'interesse del cittadino viene messo in secondo piano rispetto all'interesse predominante del potere finanziario. Però, cosa possiamo fare noi contro questo? Assolutamente niente. Quello che possiamo fare è metterci al riparo da un sistema finanziario che ha comunque un destino tracciato che non è piacevole per i consumatori, per i clienti, per i cittadini. E come diceva Ferdinand Lips, quindi un banchiere, non un cittadino qualunque, lui ha sempre detto che solo l'oro è denaro, tutto il resto è credito. E questo la fa capire lunga su come sia l'approccio verso la moneta di scambio che utilizziamo, che è carta straccia, ed è credito che ci viene fatto, ma ci viene fatto sui nostri averi, sui nostri patrimoni. E questa è la cosa, l'inversione dei ruoli che è micidiale. C'è stato, questa è una nota di colore, un monologo di Enrico Brignano che parlava della banca e del cliente che voleva prelevare i suoi soldi, e il direttore della banca disse: no, lei ce li ha portati qua perché noi li amministrassimo come fossero i nostri soldi, quindi noi li abbiamo curati e li abbiamo gestiti come fossero i nostri soldi, e sono i nostri soldi, quindi non sono i suoi soldi. Ecco, in questo passaggio comico, però c'è una realtà effettiva, perché se ci pensate, anche andare a ritirare dei soldi in banca diventa quasi un percorso a ostacoli, e non ti chiedono da dove sono arrivati, ti chiedono perché
li devi prelevare. E anche questo fa parte di una distorsione del sistema bancario legato al sistema finanziario che negli anni ci è stato propinato e al quale ci siamo assuefatti probabilmente e non lo notiamo neanche più. Io direi che se invece avete qualche domanda specifica adesso sull'oro, io sono volentieri a disposizione. E altrimenti ripasso la parola a Max sperando che la linea lo assista meglio. Ci sono domande? Allora, avete domande per il dottor Manca? Io volevo chiedere una cosa tecnica. Se c'è un limite al bonifico in uscita, un po' come nelle banche che ti danno un tetto. Con Ovesta? Con Ovesta, sì. No, nessun limite. Ok, grazie. Assolutamente nessun limite. Prego. Grazie. Prego. Altre domande? Volevo sapere cosa sono gli extra profitti. Brava, mi hai letto nel pensiero, Renata. Se per cortesia, Walter, puoi spiegare tutto perché, dunque, in breve, extra profitti, che cos'è? Una tassazione sulle banche? Sì, la tassazione degli extra profitti sugli utili delle banche, Spiega più bene, lì spiega più bene. extra profitti. Allora vi do la spiegazione tecnica e poi vi do la mia interpretazione, perché questa tassazione degli extra profitti è stata attuata in passato alle aziende energetiche che con la crisi della guerra in Ucraina hanno aumentato il prezzo del gas, del petrolio, della benzina e tutto quanto. Però, stranamente, non perché fosse aumentato il prezzo alla fonte, ma perché l'hanno aumentato al consumatore, quindi hanno generato degli extra profitti. Lo Stato è intervenuto tassando a queste aziende l'extra profitto, cioè il profitto maggiore realizzato a seguito di questi eventi straordinari. La stessa cosa adesso col fatto che dalla BCE sono stati aumentati i tassi di interesse, l'ultimo è di ieri, l'altro ieri, di un altro quarto di punto. Questo fa sì che per il consumatore finale, quindi per il cliente della banca, aumentino i tassi variabili dei finanziamenti e tutto quanto. Per cui questo è un fattore che genera un maggior profitto per le banche, lo ha generato adesso nell'ultimo anno, direi, e il governo italiano aveva avuto questa idea di tassare questi extra profitti delle banche. Molta prudenza in attesa di vedere che cosa deve essere tassato, come quantificare questi extra profitti. E addirittura adesso a livello di BCE si sta mettendo in dubbio addirittura la costituzionalità di un provvedimento del genere. La mia visione di questa tassazione degli extra profitti da parte del governo la riassumo in un concetto: è una spartizione del bottino fatto dai ladri. I ladri chi sono? Le aziende energetiche e le banche che hanno speculato su una situazione per fare più utili e ovviamente i maggiori utili li fanno a scapito dei consumatori. Anziché bloccare in partenza questa speculazione, cosa fa lo Stato? Dice: ok, tu hai fatto 50. 100 milioni di utili in più, questi utili il 50% te lo tassiamo. Quindi cosa significa? Spartirsi il bottino, perché queste tasse che si prende il governo, questa tassazione che applica il governo, va al governo, che poi dicono che una piccola parte la danno come ristori, e questa politica del bonus energia, del bonus casa, del bonus interessi sui mutui, è una goccia minima che non compensa i reali aumenti che ci sono stati. Ti
titolo di speculazione, non a titolo di necessità o di aumento delle materie prime. Questo è quello. Se ci fosse realmente un aumento delle materie prime, le aziende non avrebbero generato extra profitti. Ecco perché, per conto mio, siamo in una situazione vergognosa dove è davanti agli occhi di tutti, ma pochi lo vedono, che ci stanno impoverendo, ma volutamente stanno impoverendo, e si dividono il bottino, tutto lì. Per cui purtroppo gli extra profitti sono quelli che sono stati generati da speculazioni. Punto e basta. Non so se ho risposto alla domanda sotto il punto di vista tecnico e quello personale. Sì, grazie. Benissimo, io... altre domande? Benissimo. Grazie. Ecco, mi sembra abbastanza evidente che queste cose siano state concordate prima, no? Tutte queste operazioni che voi vedete, come ha detto giustamente Walter, ce le presentano una dietro l'altra, no? Come questi hanno aumentato i prezzi, no? E allora poi dopo noi tassiamo. Sono tutte cose appunto finalizzate, che si chiama nuovo ordine mondiale. Allora, riguardo a quello che si diceva prima il dottor Macca, l'autore che lui cita, Ferdinand Lips, lo ricordo, è l'autore che ha scritto il libro Gold Wars Gold, che è stata la base letteraria che io ho utilizzato per la realizzazione del report. Poi c'ho scritto anche altre cose prese da altre parti, considerazioni mie naturalmente, però è stata quella alla base. Quindi per me è un libro sicuramente dei più importanti mai stati scritti. Ho letto brevemente anche altri autori che ho scaricato recentemente sull'oro, eccetera, eccetera, ma grosso modo arrivano alla stessa conclusione, cioè che se la moneta viene creata con una garanzia dietro, il sistema finanziario con i soliti alti e bassi però rimane stabile e costante, e anche le stesse speculazioni sono molto più contenute. Se invece questo non avviene, come non avviene praticamente quasi da sempre, in maniera costante e coerente, perché nel 71 c'è stata la sostituzione dell'oro col dollaro, però ho scoperto, leggendo altri libri, che non tutte le nazioni, le banche centrali, quindi l'emissione delle monete, erano sotto il gold standard in Europa. Soltanto alcune, ma non tutte, anche se purtroppo non sono elencate. Quindi non so dirvi. Quindi... c'è questo aspetto qui. Quindi è come se fosse il sistema finanziario un grande schema Ponzi. Lo sapete cos'è? C'è qualcuno che può spiegare che cos'è lo schema Ponzi? Ora te, Walter, immagino che tu lo sappia. C'è qualcuno che vuole intervenire e fare un esempio dello schema, di uno schema Ponzi? Siate timidi, anche se dite magari delle cose non precisissime, qui nessuno. Si fa per parlare. Ecco, c'è qualcuno che ha mai sentito parlare dello schema Ponzi, o comunque sa che cos'è lo schema Ponzi e lo vuole descrivere in due parole? Walter, lo vuoi dire te? Vuoi spiegare te in due parole? È un sistema piramidale di guadagno. È un sistema piramidale di guadagno. Mi puoi spiegare di come funziona nella pratica? Sì, giusto quello che dice. Praticamente c'è un diciamo un vertice che ha delle diramazioni in altri sottoposti, che a loro volta ogni sottoposto ha
crea altre diramazioni, cioè ovviamente per ogni passaggio di situazione, cioè per ogni passaggio di sottoposto, c'è un guadagno sul lavoro ovviamente dell'altro sottoposto, cioè è una diramazione fatta di livelli, dove ogni livello guadagna sul livello inferiore. Adesso io lo spiego in una maniera molto rude, però il concetto è questo, che sì, c'è cioè Benissimo, diciamo, sì, no, no, ti ho spiegato. il Hai superiore guadagna spiegato sui questo suoi concetto. sottoposti, Sì. ecco, sul lavoro dei sottoposti. Sì. E aggiungo una cosa. Posso aggiungere una cosa? Allora, diciamo questo, Walter, correggimi se... Prego, Eric, dimmi. Sì, certo, Eric, dimmi, dici. Erika, prego. Che quando poi si perde, perde solo Io non ti l'investitore. sento, Erika. Erika, prego. Erika, prego. Mi sentite? Sì. Ecco, che poi quando va in perdita, perde solo l'investitore iniziale, gli altri non perdono mai. Ecco, certamente, certamente. Sì, prego. Perde solo l'investitore iniziale? Sì, Come se io compro un fondo, detto, no? perde solo l'investitore Sì, iniziale? perché se io sono un No, privato, no. acquisto un fondo di investimento, io intanto pago tutti gli altri che stanno all'apice. Quando il fondo va giù, io perdo solamente, gli altri non perdono niente. Sì, quindi è l'investitore finale quello che perde, non Esatto, l'iniziale. cioè, sì, esatto, cioè perde, diciamo, ecco, l'investitore finale è quello che perde, Sì, perché non chi ha creato gli altri la guadagnano, Ponzi, quello che ha creato sarà guadagnano. Ponzi, ha Quando scelto. il fondo ci perde, quelli in alto non perdono niente, perdo tutto io. Esatto, benissimo, sì. Adesso Una abbiamo capito. piramide E dunque, rovesciata, una diciamo piramide che rovesciata. è... Ok, allora diciamo che tipicamente per schema Ponzi si intende una struttura finanziaria che ha un apice che crea un prodotto. Creando questo prodotto deve essere ovviamente distribuito, no? Per poter funzionare nel mercato. E la struttura è quella piramidale, che è un po', se si vuole, anche la struttura del multilivello, no? Del cosiddetto multilivello. Ci sono molte aziende che, anche utilizzando per esempio prodotti cosmetici, l'Avon, prodotti cosmetologici, di creme, tutte queste cose qui, prodotti per la casa, hanno creato un piccolo impero. Ora, ci sono sostanzialmente due tipi, no? Di schema Ponzi, anche se questo non era il tema di cui volevo parlare oggi, in breve. Schema Ponzi speculativi e schemi Ponzi, diciamo, più multilivello creati per funzionare. È chiaro che c'è una grossa differenza tra i primi e i secondi. Il sistema bancario, siccome ritorniamo lì, no? Il sistema bancario che è stato creato è un sistema molto soft, evidentemente, perché sennò sarebbe già esploso tanti anni fa. Però non dobbiamo dimenticare che nel 2008 fu poi criminalizzato il Mr. Madoff, non so se lo sapete, come lui che fu una grossa bancarotta in cui anche molte persone importanti persero soldi. Quindi cosa faceva Mr. Madoff? Mr. Madoff diceva, va bene, mi dai $1 milione oggi, io alla fine dell'anno ti do il 30%. E anche oggi molti huge funds, l'ho conosciuto anch'io, come si chiamava quello lì? L'ho conosciuto anch'io, no? Brevemente, il proprietario della più grossa huge fund di New York,
anche il nome, vi dico anche il nome dell'azienda. Che cosa fanno loro? Loro garantiscono interessi elevatissimi a fine anno. È chiaro che finché la macchina funziona riescono a pagare questi dividendi, insomma, questi utili. Quando si inceppa qualche cosa non ce la fanno più. È quello che è successo con la crisi del 2008. Quindi molte persone anche famose perse i soldi, e quello è fisiologico. Si creano, è come adesso, se c'è il grande reset, anche molte persone importanti, no, perderanno i soldi, perché questi sono avidi, mettono i soldi invece che fare una diversificazione, magari comprare anche oro, mettono tutti i soldi in questi huge fund. Quando poi esplode tutto, rischiano di perdere tutto. È chiaro, è come già giocare alla roulette, giocare appunto comprando quote azionarie con elevato rischio. Ora, le banche, siccome devono gestire tutta l'economia, è chiaro, giocano sul rialzo e ribasso degli interessi, però è come se fosse comunque uno schema Ponzi, perché loro generano dei soldi, chiedono degli interessi sui soldi e quindi automaticamente devono sempre immettere nuova moneta per poter pagare gli interessi, perché sennò i soldi in circolazione non sarebbero sufficienti. Senza considerare che anche molti analisti e molti esperti, tutti quelli che si occupano di finanza, dimenticano un'altra cosa importante, cioè che gran parte poi dei soldi che vengono emessi anche con quantity easing spariscono dal mercato, cioè non entrano mai nel mercato, vanno nelle tasche dei soliti amici degli amici, che magari ci possono in parte comprare anche aziende o investire nel mercato, però non investono quasi mai in attività produttive. Quindi i soldi che dovrebbero essere creati e destinati soltanto a coloro che creano ricchezza, la maggior parte dei soldi che vengono creati anche ultimamente con quantity easing vanno a finire, magari, chi lo sa, anche in riserve auree, che va bene, va benissimo, però intanto su questa emissione di soldi noi cittadini finali ci dobbiamo pagare degli interessi. Capite l'assurdità di tutta questa cosa? Quindi il sistema finanziario, così come è creato oggi, è comunque uno schema Ponzi, perché prevede la continua emissione di nuovo denaro per potersi alimentare. Chiudo questa parentesi ricordando che la storia insegna che quando c'è un'emissione superiore alla norma di denaro, che poi comporta anche in genere un rialzo di interessi, come il fenomeno del quantity easing che abbiamo osservato negli ultimi anni, poi scatta l'inflazione. Cioè questo che stanno facendo, stanno loro causando il problema per poi venire fuori con la soluzione. È problema, reazione, soluzione. È la filosofia hegeliana che loro grosso modo utilizzano sempre. Prima rompono, causano il problema e poi dopo intervengono per ripararlo, che poi sostanzialmente non è mai una riparazione, ma è un cambiamento per quello che loro vogliono che sia, no? Quello che è successo alle Hawaii è un esempio di questo. Tutti questi disastri che succedono con la scusa del cambiamento climatico non sono altro situazioni che loro creano, perché prima è più facile ricostruire dopo aver distrutto che creare un cambiamento senza una giusta causa. Domande o commenti? Allora, io mi sono chiesto, ma tutto questo cambiamento qui con queste monete digitali, ma chi l'ha voluto? Ma a chi serve? A che cosa serve? Ora uno può dire, ma è logico, a chi serve? Vabbè, ho capito. Ma voi pensate, c'è stato il G20, no? Ora, volete ve lo leggo, è scritto qui, leggetelo, sono cose ormai sapute. G20, peraltro, in India, in cui tutti sostengono la valuta digitale, no? Tutti sostengono l'ID, quindi tutti i vari sistemi
sistemi biometrici di controllo, eccetera, eccetera. E dico, ma l'India non fa parte del BRICS? Ecco, e si riuniscono tutti insieme. C'era anche la Russia, che non fa più parte del G7, perché una volta che l'hanno espulsa da G8 sono passati a G7, però fa parte del G20. Ma guarda, queste sono proprio delle cose che a vederla, a pensarci un attimo, sono cose abbastanza strane. E il BRICS non dovrebbero mica essere lì, no? Hanno creato questa grande moneta alternativa, dovrebbe costituire un gruppo, no? Loro, che prende le distanze dai cattivi del dollaro, perché e loro sono i buoni, no? E invece quando si fa un G20 addirittura si ospita senza problemi in India, l'India fa parte dei BRICS, questo grandissimo evento con gli americani, con i canadesi, con gli inglesi, con i francesi, tutti cattivi e tutti buoni che vanno e fanno baldoria insieme. E tra i simboli che ha scelto il BRICS, ha scelto l'arcobaleno e ha scelto anche il sole. Ora, io ho detto tante volte che cosa rappresenta il sole, no? A livello simbolico. Il Sol Invicto, che ho scritto un libro, ovviamente menzione molto importante come concetto menzionato nella trilogia. Chissà, sa queste cose, chissà. E quindi già dai simboli uno capisce tutto. Non occorre stare a leggere tanto, guardi il simbolo, se sai un minimo di simbologia capisci tutto. Abbiamo bisogno di creare, avevamo il cattivo, avevamo bisogno di creare il buono. Però tanto a livello di BIS e di banche centrali sono tutti d'accordo. Si riuniscono tutti felici e contenti una volta al mese a Basilea, dove decidono i nostri destini. Ora, vorrei leggere delle cose. Avete per caso delle domande? Se mi fate delle domande, mi diverto di più. No, io volevo sapere... Posso? Aspetta un attimo, Renata. Okay. Andrea, dimmi. Va Renata, poi più vado io dopo, non preoccuparti. Andrea? Prego, Renata. Renata? Sì, sono qui. Io volevo chiarire questa cosa. In India vogliono adottare la moneta digitale, giusto? E volevo sapere, cioè mi viene da pensare che farà la stessa fine della Nigeria. Anche in Nigeria hanno adottato la moneta digitale, ma è fallita, perché la popolazione è molto povera e non era in grado di attuare questo sistema. Quindi lo stesso succederà in India, o mi sbaglio? Allora, in India hanno fatto una riunione, no? Va bene? Nella quale hanno discusso l'introduzione delle monete digitali a livello mondiale, non in India. Ovviamente ci sono delle problematiche, perché queste monete digitali lavorano con i telefoni smart e siccome la maggior parte delle popolazioni del mondo non hanno i telefoni smart, perché contrariamente a quello che si pensa, basta fare un calcolo approssimativo, insomma, India, Cina, cioè quelli che nazioni, no, in cui ci sono ad alta densità abitativa, non sono ancora povere, no, molto povere, come qua non ci sono gli smart, qui sono forse il 10% delle persone a Dar es Salaam c'ha lo smart, ancora usano il telefonino, quello che avevamo noi, ma non è smart, quindi
tutta la moneta digitale, no? Non li può funzionare a loro perché non hanno la tecnologia. Però naturalmente è molto importante introdurla, così le persone cominciano a parlarne, eccetera, eccetera. Va bene? L'esperimento in Nigeria è fallito, ma era un esperimento. In Nigeria ha lanciato, la prima nazione in Africa a lanciare le Naira, si chiama la moneta digitale, ma lo sapevano già bene che sarebbe fallita. Quindi non ti stare a preoccupare, questi non sono fallimenti, sono tutti esperimenti. Sono enti, ma non sono fallimenti, sono esperimenti che loro fanno. E quindi, ecco, qui ti do questa risposta qua. Capito? Lo devi prendere come fallimento. È chiaro che anche l'India è grosso modo nelle condizioni dell'Africa, ma lì si parla di inserimento di criptovalute in India, scusate, di moneta digitale in India, ovviamente per i grandi sistemi industriali, per il rank, e i rank più alti, sapete, in India è una società molto stratificata, no? Quindi chi è al rank più basso, non mi ricordo come si chiamano, quelli lì poverini saranno, forse non riusciranno nemmeno fra 10-15 anni a utilizzare questi sistemi qua. Non so quello che si inventeranno per loro, ma quello che si inventeranno immagino sia di fronte agli occhi di tutti, no? Perché cosa crediamo che servano le vaccinazioni? Dovrebbe essere, almeno a noi, abbastanza chiaro, no? Che loro non si cureranno minimamente di queste persone qua, non gli interessa niente, cercano di vaccinarle il più possibile. Perché? Andrea, cosa volevi chiedere? No, ho visto che praticamente il BRICS, vabbè, che si sapeva che lo legassero a loro, avevano l'altra settimana, ho visto che lo hanno legato al grammo dell'oro, cioè praticamente un BRICS vale un grammo d'oro, quindi varrà un grammo d'oro, ancora è solo una cosa di studio, non è uscita ufficialmente. Sì, l'ho detto la volta scorsa, Andrea, hanno detto più volte che ritorneranno a una sorta di gold standard. Io ho dei grossi dubbi che glielo facciano fare, però siccome sono sempre loro, magari, è logico pensare che se decidono di fare una cosa così, poi lo fanno tutti, a meno che non lo facciano come esperimento. Quindi dobbiamo vedere tutte queste cose che dicono in questa fase come esperimento, perché anche loro non sono sicuri di tutto quello che fanno, devono, anche dal punto di vista tecnico, hanno dei grossissimi problemi ovviamente per portare avanti tutta questa cosa qui, che sono anni e anni e anni. La BIS è più di 20 anni che lavora su queste cose qui. Come ho detto negli interventi precedenti, con mia grande sorpresa ho scoperto che la BIS è la banca più avanzata al mondo, è la vera think tank del sistema finanziario internazionale, cosa di cui non sapevo assolutamente niente. Pensavo fosse la Federal Reserve, invece no, è la BIS di Basilea. Grazie. Poi se, l'autore di questo libro che hai detto all'inizio della sequela dell'Apocalisse, se è stato acquistato su internet o se si trova in canali tipo Emule, queste cose qua? Allora, vediamo un attimino se riesco a recuperarlo. Lo carico subito sul canale. Grazie. O lo carico quando... No, l'esca è stato caricato. Io ho diversi siti, no, dei quali trovo una maniera o nell'altra. Se non è disponibile su uno, lo trovo su un altro. No, è stato scaricato da questo sito qua. Ecco qua. Questo sito qua si chiama pdfcoffee.com. Ora però ti mando il link. Vi mando il link, non vi preoccupate, appena posso lo scarico, ve lo potete seguire. E quindi, ora ci sono anche problemi di linea oggi, quindi non riesco a collegarmi. Ve lo carico dopo sul canale. Lo devo ancora leggere, però vi voglio leggere, siccome siamo già arrivati a un certo punto, vi faccio una brevissima sintesi del libro sulla BIS, perché siccome si parla di monete,
E siccome abbiamo capito che si parla di monete digitali, si parla di oro, si parla di monete digitali, stiamo cercando di capire dove andranno a parare, no? E soprattutto chi c'è di dietro, cioè con quale spirito verranno introdotte le monete digitali. Perché come sempre, un coltello ti può aiutare a tagliare il pane che ti serve per tagliarlo, però ti può anche ammazzare. Quindi dipende da come un utensile, una tecnologia viene utilizzata, però è evidente. E quindi, sintesi sul libro dell'Abyss, a un certo punto ve lo leggo nel libro dell'Abyss, vediamo un po', è tutto aperto, quindi tutto un sacco di pagine aperte, vediamo se adesso riesco a ritrovarlo. Nel libro dell'Abyss, a un certo punto, ve la leggo così almeno non ci sono problemi, si legge, sino su questa scrivania, incredibile. Allora, si legge, c'è un signore che si chiama mondiale, c'è un signore che si chiama Donald McLaurin, una spia britannica, io faccio una sintesi del libro, leggo un po' così, che spia britannica, quindi spia britannica, no? Che a un certo punto si mise ad indagare sull'IG Farber, la famosa azienda tedesca, multinazionale tedesca, che aveva però da tempo, da anni, contatti e contratti con la Standard Oil americana. E tutto il business, come ho ricordato anche in passato, durante la guerra continuò senza nessun tipo di problema. Di Pharma, contrariamente a quello che uno che si può aspettare, era un come si dice in termini militari, un punto strategico, no? Sarebbe doveva essere l'azienda che da parte degli alleati doveva essere bombardata per prima. È chiaro, no? La prima cosa che fai è bombardi le strade, bombardi le aziende del nemico, no? Se no, che la fai fa la guerra. E non fu nemmeno scalfita. Questo signore a un certo punto fu incaricato dal servizi segreti americani e britannici di indagare su questa azienda. E lui, ve lo leggo, a un certo punto lui, in un report che ha scritto, nel resoconto che ha fatto, ha scritto: l'IG Farm è stata chiamata uno stato nello stato, alla fine divenne quasi lo stato stesso. La sconfitta di Hitler fu solo una battuta d'arresto temporanea, dice McLean nel suo report. Le sue conclusioni riecheggiano nel rapporto che si chiamava della Casa Rossa sui piani post bellici degli industriali nazisti e le conversazioni tra Poole e McKinney, che entrambi sono uomini della BIS. Gruppi di uomini più giovani che aspettavano il giorno in cui le nostre spalle saranno voltate, il nostro interesse svanirà per raccogliere nuovamente le loro spalle, le loro risorse di denaro in giro per il mondo, e gli uomini per imperniarsi ancora una volta in un tentativo di dominio economico del mondo. Naturalmente lui mette, diciamo, Inghilterra e America da una parte e Germania dall'altra. Va bene. L'uomo chiave era infatti più giovane, nato, diciamo, si parla in questo caso di Poole, McCrick era americano, nato 19 anni dopo Herman Schmitz,
veterano della BIS che aveva lavorato a Basilea nei primi anni 30, sarebbe stato accolto calorosamente nel consiglio di amministrazione della banca. Vediamo un po'. Allora, l'autore praticamente, anche l'autore proprio del libro, fa a un certo punto fa poi questo commento. Il Terzo Reich aveva capito che avrebbe perso la guerra e allora decisero, ovviamente col il sistema bancario e finanziario tedesco, che stava soffrendo ovviamente per la perdita della Seconda Guerra Mondiale, ma che è rimasto completamente intatto dal punto di vista anche delle riserve auree. Non ha toccato niente, anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nessuno ha toccato niente sulle riserve auree dell'Italia e della Germania. Bisogna chiedersi perché. Non è magari perché sono state stoccate nella BIS Basilea. Il libro si intitola, menzionato all'interno del libro della BIS, si intitola Sequela dell'Apocalisse, la storia senza censura, come i tuoi dimes and quarters, che questo è un autore americano che parla americani, hanno aiutato a pagare la guerra di Hitler, prefazione. Quindi è un americano che scrive in questo caso, che si chiama, lo dico subito, senza fa, nessuna differenza. Gli uomini astuti, pazienti e colossi che hanno favorito l'ascesa di questi tre al potere, guideranno ancora la Germania verso il destino che loro hanno definito. Continueranno a elaborare i piani tedeschi e a prendere le decisioni tedesche non con isteria ma a sangue freddo, pronti a glorificare il mondo se l'esercito tedesco vince e ugualmente a condannarlo se l'esercito tedesco perde, perché questo è quello che fecero dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo libro nomina questi uomini e li mostra avidamente, tenacemente e spietatamente al lavoro, dimenandosi quando devono, marciando con coraggio e insolvenza quando possono. Finché non conosceremo i loro nomi, che cosa hanno fatto e stanno facendo, non sapremo nemmeno chi è il nostro nemico e abbiamo buone possibilità di perdere di nuovo. Era un americano che diceva: non concedere mai un attimo di tregua ad uno stupido. Questo non è un consiglio di amore fraterno, ma almeno è buono e chiaro, cioè dice, si capisce quello che dice. Mai esso è stato così totalmente disprezzato come dagli avvocati e dagli uomini d'affari americani che furono scelti tra il 1923 e il 1936 da alcuni tedeschi per determinate funzioni. Non è mai stato seguito così attentamente, applicato così brillantemente come dai tedeschi che fecero la selezione. È relativamente rilevante se alcuni dei nostri concittadini ci hanno tradito coscientemente e volentemente, ma è fondamentale capire per chi hanno lavorato, come, quando e dove. Se questa non è più la loro America, almeno è ancora la nostra e intendiamo conservarla. Se leggi questo libro, sarai meglio attrezzato per aiutarti. Quello che ho appena letto mi fa venire in mente quello che diceva Eustace Mullins quando parlava della popolazione americana e come si era costituita. Noi generalmente parlando si pensa che l'America sia stata fondata, no, dai famosi Pilgrims, adesso esiste anche la Pilgrim Society, una confraternita potentissima, infatti, di cui noi vi parliamo. Nessuno
ripresentata nella trilogia. E quindi pensiamo che l'inglese, pensiamo che la maggior parte, quasi la totalità, sia stata costituita da irlandesi, da britannici, eccetera, eccetera. Beh, anche questa è stata una grande deformazione della storia. Perché ci fu un periodo che fu collegato che si collegò a una diatriba presente in Germania intorno agli anni 1800, quando ci fu la persecuzione contro i protestanti, che noi non dobbiamo dimenticare che la Germania, in Germania, insomma, ci fu Martin Lutero che divise la Chiesa per ragioni, diciamo, di principi, ma divise la Chiesa anche per ragioni monetarie, perché non volevano più pagare e mandare soldi a Roma. Cioè, è sempre così, anche se non c'è scritto negli storici. E questi gesuiti non le l'hanno mai perdonato, tant'è che costituirono appunto l'ordine militare religioso dei gesuiti per riunificare la Chiesa cristiana nel mondo. Quindi iniziarono, ci furono queste persecuzioni, furono talmente violente che molti furono costretti ad emigrare in America, molti tedeschi, ma moltissimi tedeschi, e anche moltissimi tedeschi ebrei, banchieri, che videro anche nell'America naturalmente una grande opportunità di business. Quindi Justice Mallins ricorda che il congresso americano un giorno, fu proposta una legge per scegliere se gli americani avrebbero dovuto parlare inglese o avrebbero dovuto parlare tedesco. Queste cose qui non avete mai sentite da nessun storico in Italia. Nessuno vi dirà mai una cosa così. E per un voto, ascoltate bene, un voto scelsero l'inglese. Questo la dice proprio lunga della presenza e della potenza tedesca già presente all'epoca nel congresso americano. Che dovevano essere quasi tutti anglosassoni, no? Uno può pensarci, saranno stati uno, due, tre rappresentanti tedeschi. Dovevano anche essere proposte una cosa che dice come è come pretendere di andare lì a parlare italiano. E la comunità italiana era molto più numerosa della comunità forse tedesca, o perlomeno equivalente, o perlomeno insomma importante. Eppure c'è stata questa cosa che per un voto, lui ha ricordato tante volte nei suoi interventi, credo che l'abbia anche scritto, accettarono l'inglese. Quindi anche queste cose qui ci devono un attimino far riflettere. E io ho avuto in mente questa considerazione una volta che faccio tutto questo discorso. Io ricordo, per chi ha letto il libro, come si parla di una certa cosa, vediamo un po' se lo ritrovo, quello è il libro, perdonatemi, non è che mi posso ricordare tutte le cose così. Allora, vediamo un po', lo dovrei trovare abbastanza bene, perché se io digito RAI nel PDF,
mi vengono fuori alcuni riferimenti. Eccolo qua. Vediamo un pochino. Vi leggo da pagina 3, le tre corone, pagina... Le tre corone, pagina 26. Vi leggo. Secondo la ricostruzione fatta da Justice Maliz, che vi ho appena citato, uno dei ricercatori americani che apprezzo di più, la City di Londra divenne uno stato sovrano nel 1694, quando Guglielmo II d'Orange privatizzò la Banca d'Inghilterra. I banchieri Rothschild, con quelli olandesi e veneziani, finanziarono l'operazione di Guglielmo II, che fu, suo malgrado, proclamato re, ma regnò solo 3 anni, fino al 1706 e 1702. Lui non voleva mai, ma gli spiega che Guglielmo II non ha mai voluto essere re. E quindi a un certo punto hanno dovuto fare un'altra re. Continuo dicendo, la Banca di Inghilterra e la BIS, Bank of International Settlement di Basilea, tramite i Rothschild gestirono il patrimonio del Vaticano e fanno oggi parte del Sacro Romano Impero. Io dico al presente, ora vi dico perché. Risoprannominato da Ken Cousins, che è un altro autore americano, direttore della Gemstone University, il Quarto Reich. Io mi fermo qua. Vi ho già detto tutto quello che vi dovevo dire oggi. Se volete domande, si parla brevemente del G20 fatto in India, ma nel quale hanno grosso modo, vi potrei leggere delle cose, grosso modo hanno ridetto le stesse cose che abbiamo, di cui abbiamo già parlato tante volte, no? Della moneta digitale, degli inserimenti, delle difficoltà che hanno nel farla e che la faranno, eh. La faranno, ci sarà da scaricare diverse applicazioni, le applicazioni prevederanno che siate cittadini a tutti gli effetti, e non terroristi. Perché coloro che non hanno e non si vogliono sottoporre alla vaccinazione saranno classificati come tali e ci sarà il penale per loro nel medio periodo. Domande? Domande e preoccupazioni? Io ce l'ho. Rivedo molto questa cosa qui. Max, non si è capito cosa hai detto. Vi ho appena letto questa cosa.
Non si è sentito niente. Puoi ripetere, per favore? Skull and Bones. Non mi... Si è scollegato, si ricollegherà adesso sperando che almeno per la conclusione riusciamo a sentirlo meglio. Max, ti vediamo in linea, ma non si sente niente. Non so, vedo che... Un attimo. Allora, mi sentite adesso? Problemi di connessione, mi dispiace. Mi sentite? Adesso sì, sì. Ok, dove mi avete perso? Quando io ho detto che non... Pronto? Quando ho detto che più che domande abbiamo preoccupazioni, stavi dicendo che tu e poi non si è sentito più. Ma io non ho sentito quando ti hai detto quella cosa lì. Dove sono rimasto io in tutto questo discorso che ho fatto? Quanti minuti, secondi avete perso? Minuti. Abbiamo perso tutto. Stavi parlando di Skull and Bones e non si sentiva niente. Oh Madonna, adesso mi sentite? Allora, però fino a Skull and Bones avete sentito, no? Sì. Ok. Allora. Avete sentito quando vi ho letto del Quarto Reich o no? Sì. Ok, quello avete sentito, allora, è importante. Dicevo, non dimentichiamoci che Skull and Bones, il famoso ordine della Yale University, Connecticut, è stato fondato in America dopo la visita dei fondatori in Germania. E ho fatto notare, quando si parla di massoneria, si sentono tutti questi qui che parlano in rete, anche gran maestri, no, eccetera, non si parla mai della massoneria tedesca. E io mi sono sempre chiesto, ma come mai non se ne parla mai della massoneria tedesca? Io ho dimostrato attraverso la simbologia che la massoneria tedesca, anche durante il Terzo Reich, così come quella italiana, nonostante formalmente fossero messe le logge fuori business, cioè fossero chiuse, e loro vanno underground, no? Loro vanno sottoterra. Ma cosa credete che fossero le catacombe? Le catacombe romane, cosa credete fossero? Riflettete un attimo, le vere logge importanti sono sottoterra. Io ve l'ho detto, è scritto anche nel libro. Vanno sotto terra, quindi vanno sotto underground, continuano a fare le loro riunioni, continuano a fare tutte le cose senza che nessuno dica niente. Quindi è chiaro che io mi ho fatto stare in remoto, ma perché nessuno deve parlare delle logge tedesche? Come è possibile fare un'analisi così? Si parla in Inghilterra, dell'America, si parla delle logge, sono tutto il mondo, non si menzionano nemmeno mai quelle tedesche in Russia. Ma non menzionano mai quelle tedesche. Ma che è un tabù? Ma come mai? Mi sono chiesto questa cosa qui. Perché ci deve essere una ragione, no? Statisticamente parlando, uno potrebbe anche dire in Germania c'è quella loggia lì, c'è quella loggia. Ma dov'è il problema? Mai menzionano questi gran maestri una loggia tedesca e la filosofia delle logge tedesche. Perché?
cosa c'è di così pericoloso a farlo? Mi sono fatto questa domanda. Stavo parlando di questo, avete capito adesso, no? Quello che ho detto. Volevo fare solo questa riflessione. Mm-hmm. Ok. Ma scusa, Max. Ecco, Roberto. Ciao Roberto. Roberto, prego. Vabbè. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, il pensiero che mi hai fatto sorgere adesso è un altro. Io, ad esempio, non ho mai sentito parlare di logge francesi, che pure è uno stato. Di quelle se ne sa qualcosa? Sì, la massoneria francese è stata molto, molto, molto potente, molto presente. Il rito scozzese è stato portato in Francia quasi subito. E tutti i più grandi intellettuali, a partire da Napoleone, Napoleone addirittura era un illuminato, basta studiarne il simbolo, dico una cosa buffa, sapete, poi ci arrivo, si parla, sto parlando di sempre lo stesso argomento. Mi sono rivisto, tanto per cambiare, lo sapete, no, io vedo ogni tanto, rivedo, ho finito di rivedere la serie sui Borgia. E c'è un'inquadratura dove c'è Papa Alessandro che viene portato su quel carrettino, no? Che lo muovono loro, il portantino, e va in giro e fa la benedizione, no? Vedete la posizione delle dita? Sapete quando si uniscono indice e medio, no? Tipo pistola, no? Che poi il Papa dà la benedizione. Quello lì è lo stesso simbolo della massoneria, un simbolo massonico, quello lì, che è presente infatti anche nello stemma della casata di Napoleone, che tutti, il padre e anche il nonno, erano massoni. E dai simboli si capisce tutto. Quindi, per darti la risposta, tutti i più grandi artisti, i più grandi scrittori francesi, per finire a Macron, sono tutti massoni. Anzi, probabilmente devo dire, non lo so, devo dire che se dovessi scegliere un paese che è il più gestito dal più massonico di tutti, sceglierei la Francia. Sapete perché? Che cosa è successo in Francia come evento storico importantissimo? La rivoluzione. Ecco. E chi era fatta la rivoluzione? Scritto nella trilogia, spiegava tutto. L'hanno fatta i francesi? No. Chi l'ha fatta? Quali logge hanno voluto la rivoluzione francese, secondo voi? Gli Illuminati. Quindi? Germania. Dove sono stati costituiti illuminati? Monaco. Avete mai sentito parlare degli illuminati di Baviera? Esatto. Avete sentito parlare degli illuminati di Baviera? Bravo, sì. Avete mai sentito parlare di un signore che si chiamava Adam Weishaupt? Bisogna documentarsi comunque un po' di più, perché se non vi ricordate che queste cose, vuol dire che non avete letto la trilogia. Difficile capire il mondo senza passare attraverso la cruna del lago, Si ascolta, ma poi se si devono prendere decisioni importanti si fa fatica. Ora, non è che uno quando legge magari quella, che io poi suggerisco addirittura di leggerla tre volte, perché io stesso mi dimentico certi proprio concetti, non tanto la data in sé, ma certi concetti anche io me li scordo, me li dovrei sempre rileggere, perché le cose si dimenticano. Quindi addirittura dovrebbe essere letta tre volte. E non è che uno poi deve capisce tutto, però questo è un lavorino che non lo so quante persone al mondo l'hanno fatto, nelle proprie lingue. A me non mi risulta l'abbia fatto nessuno. Però quando si deve parlare di nuovo ordine mondiale, naturalmente su questi canali, no? Naturalmente il dottor Max non lo chiama nessuno.
sono uno degli uomini più temuti al mondo. Sapevate? Possono fare parlare tutto di tutti, fuorché il dottor Max dalla Tanzania. Avete altre domande? Volete aggiungere qualche cosa? Andrea, dimmi. Scusami, ero in fondo, non t'ho visto. Dimmi. Andrea? Andrea, pronto? Mi senti? Sì, ora dimmi. Sì, ho pure io problemi di linea oggi. No, mi è partito un attimo il tasto, anche se un po' di queste cose per i miei trascorsi le conosco, come sai benissimo. Quindi, a parte sì. La trilogia, dico anche altri studi. Sì, sì. Anzi, ti ringrazio sì. Del materiale che mi hai inviato, no? Che è poi molto interessante perché è collegato, l'ho letto brevemente al volo così, perché mi mandi anche una sorta di report sul sistema finanziario, no? Dove si dice che evidentemente stampando tutti questi soldi poi alla fine parte anche l'inflazione, tra le cose che si dicono, molto interessante, però purtroppo tante volte, scusatemi, non ce la faccio a leggere tutto il materiale, mi mandate, perché è un lavoro impossibile da fare. Comunque ti ringrazio molto, sono sempre cose molto molto interessanti e quindi va bene così, ecco. Anzi, mi fa molto piacere che tu partecipi, perché sei un eletto, in un certo senso, sei credo l'unico presente che sappia io, e mi fa molto piacere che tu sia quasi sempre presente ai miei interventi. Sì, grazie. Domande? Prego, Andrea, prego. Ecco, abbiamo già fatto, vedete, già sono le 11, sono ora avanti, abbiamo già fatto un'ora, Ci avrei da leggervi anche altre cose, ma lasciamo fare. Una cosa buffa che vi dico al volo in chiusura così, è che devo fare l'iscrizione all'AIRE, no? Qui non so, sono ancora addirittura scritto a New York, bisogna che la faccia. E quindi ho richiesto a mio figlio di mandarmi il foglio di congedo, no? Perché ho fatto il servizio civile, ho fatto 20 mesi di servizio civile all'Unione Sceca Italiana, perché io sono contro l'uso delle armi. Ho preso un po' di rischio, perché a quell'epoca ti potevano mandare anche a Caltanissetta, insomma in Sicilia, e quindi, siccome per fortuna era l'università, mi hanno mandato a Lucca. Tenete presente che mio zio è generale corpo d'armata a Roma, e se volevo avrei fatto saltato il militare completamente, però non l'ho voluto fare. Allora, il primo punto nei doveri del militare in congedo, vi leggo solo questo, c'è scritto: il militare in congedo illimitato continua ad appartenere alle forze armate FF.AA e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari per ciò che riguarda i suoi doveri militari. Quindi anche quando uno fa un servizio civile come ho fatto io appartengo sempre, se vengo chiamato e sono in età giusta mi devo presentare e devo andare a ammazzare gente che non conosco nemmeno e che non mi ha fatto nulla. C'è una cosa più idiota della guerra? Esta Pound fece questa domanda tanti anni fa e commissionò a Eustace Mullins uno studio a riguardo. Si conobbero così. Ricordo che Ezra Pound capì ovviamente il ruolo e i disastri di un del sistema finanziario nel quale si vive, lo denunciò e fu messo per 13 anni e mezzo a San Elizabeth, che è il manicomio, era il manicomio, mi sembra, di Washington, sì, dovrebbe essere stato in Washington. Poi dopo 13 anni venne fuori e decise di finire la sua vita in Liguria, a Rapallo, addirittura.
molto personaggio molto interessante, di cui ho fatto, su quale ho fatto anche diversi interventi tanti anni fa con Accademia della Libertà, però poi purtroppo questi video sono tutti andati persi. Non molti, su lui, uno o due mi ricordo che si fece, però ecco. Poi naturalmente qui su questo dovere di ordine militare in collegio ci sono 13 punti, 13 punti in cui si dice altre cose. Solamente. Addirittura dice che se vado all'estero c'è un punto che dice, vi leggo questo: durante il congedo il militare può liberamente espatriare, deve prima della partenza fare all'autorità militare competente tramite il comune di residenza apposita dichiarazione indicando lo stato e la località in cui si reca e possibilmente anche il suo nuovo indirizzo. Inoltre, giunto all'estero, deve notificare al consolato italiano il proprio recapito. Io non sapevo neanche chi è che le fa. Fa nessuno, figurarsi. Ecco, benissimo. Adesso nessuno che vuole dire qualcosa in chiusura? Ricordo che si parla di oro, sì, io dico tante cose, però oggi sono puntata relativa all'oro. L'oro, il prezzo sull'oro è ancora relativamente basso, sia che si decidano di andare e decideranno a breve, entro la fine dell'anno, ritornare a una sorta di gold standard, sia che non lo facciano, ovviamente il prezzo dell'oro andrà alle stelle. State tranquilli che ora adesso stanno facendo riserva per loro, per le banche centrali, e quindi devono tenere il prezzo piuttosto basso. Ma sapete, con quantitative easing loro si stampano tutti i soldi che vogliono e comprano tutto l'oro che vogliono. Fra l'altro ho fatto anche un intervento un po' di tempo fa, credo di aver scoperto, non io, non lo dico queste cose, lo dice Otto Hahn, che è stato l'inventore, lo scopritore dell'energia nucleare in Germania negli anni 20, che l'oro si può anche creare in una centrale nucleare utilizzando altri metalli. Chi mi segue lo sa, magari c'è qualcuno nuovo che non sapeva questa cosa. Benissimo, ve la dico così. Nessuna domanda, nessuna chiusura? C'è in chiusura? Va bene, benissimo. Allora io chiudiamo qua, come al solito l'appuntamento è per il piano C, B e C per mercoledì. Il prossimo anno ci sarà un drastico cambiamento del programma in sé, però coloro che è interessato può, diciamo così, prenotare quest'anno, sia che venga quest'anno, sia che venga l'anno prossimo alle stesse condizioni. Ho assolutamente bisogno di rivedere alcune cose perché sono cambiate anche le leggi, ne ho parlato nell'ultimo intervento, e quindi dobbiamo adeguarci. Purtroppo le cose cambiano, e quando cambiano cambiano quasi mai in meglio, purtroppo. Per l'appuntamento con loro, se avete dei commenti, delle cose, degli spunti, mandatemeli pure attraverso Telegram o WhatsApp, che anzi io sono benvenuti, così mi danno anche a me l'idea, no, di parlare di quello che volete voi. E a questo punto possiamo chiudere. Vi auguro un buon fine settimana a tutti. Grazie, alla prossima. Grazie, buon fine settimana a tutti anche da parte mia. Grazie ciao. Massimo, ciao. Arrivederci a tutti. Grazie Massimo. Ciao, buon weekend. Prego. Altrettanto.